Sono le ricette che abbiamo ricavato, perché, precisiamo, noi siamo solo curatori del libro e non autori, che abbiamo ritrovato nei diari delle nostre antenate, per l'esattezza mia madre, sua zia e sua nonna. Sono quindi ricette che datano eh, al secolo precedente, inizio del Novecento, fine dell'Ottocento, e hanno la caratteristica di essere ricette di famiglia, cioè ricette fatte da persone che ricevevano gli amici e avevano piacere di preparare dei piatti un po' particolari. Sono in parte eh, liguri perché le nostre eh, mamme, zie e nonne erano genovesi però hanno anche eh, riferimenti a cucine di altre regioni e hanno una buona parte anche dedicata ai dolci, perché a quei tempi mh, non c'era la televisione, l'unico modo per socializzare era invitarsi a pranzo o a, eh, nel pomeriggio per eh, due chiacchiere e il modo migliore per poi chiacchierare, era davanti a una bella torta o dei bei pasticcini o dei bei dolcetti. Sono ricette eh, mediamente eh, semplici, naturali, tutte con ingredienti quindi che si trovavano anche nel periodo di guerra, infatti alcune ricette sono proprio ricette di guerra, e questa è un po' una particolarità, eh, con notevole facilità. Ultimo aspetto su cui eh, vorrei mettere l'accento, il libro è impreziosito dalle vignette di Antonio Tubino, che è uno dei massimi eh, autori della settimana enigmistica, che ci ha dato cortesemente una ventina di vignette che eh, corredano il libro, consentendo anche di dargli un aspetto un po' diverso da quelli soliti del settore. In effetti si tratta proprio di un libro della memoria perché eh, abbiamo trovato questi quaderni, li abbiamo dovuti riportare all'attualità eh, non scannerizzandoli perché si sarebbero sfasciati, ma eh, proprio ricopiandoli. Infatti il libro riporta esattamente quello che noi abbiamo trovato nell'ordine in cui l'abbiamo trovato ed è possibile fare delle ricerche solo attraverso i, eh, gli indici, che sono tre e abbiamo lasciato distinti i due volumi, cioè quel, il quaderno delle ricette di mia nonna e mia zia e il quaderno delle ricette della mamma di Gianluigi. Per cui è stato fatto un lavoro ehm, molto, molto serio dal punto di vista eh, storico, perché abbiamo riportato tutto quello che c'era e nulla più. Eh, le ricette sono, come diceva Gianluigi, semplici, ehm, forse richiedono una certa capacità gastronomica, non, non è un manuale per chi voglia imparare a cucinare, è un libro di spunti per chi sappia già cucinare, per chi cioè in qualche modo voglia trovare qualcosa che eh, risale al passato. Eh, poi molte ricette sono anche molto attuali, non è che, eh, che sia cambiato un granché. Quello che forse sono cambiati sono uh, alcuni ingredienti eh, e soprattutto le misure di alcuni ingredienti, perché dire eh, 5 centesimi di eh, diventa difficile poi tradurlo in, uh, in corrispondente misure attuali, però in realtà uh, non è così difficile, basta un po' di buonsenso e si arriva comunque a ottenere un risultato piacevole. Eh, effettivamente è vero che ci sono molte ricette di dolci, anche perché gli, i dolci erano un qualcosa che non si faceva quotidianamente, si faceva giusto appunto nelle cosiddette occasioni, come ricordava Gianluigi e quindi non erano facili da memorizzare, mentre invece le ricette della vita quotidiana sono più facili da ricordare perché si fanno più spesso e quindi quelle eh, non sempre sono riportate. Infatti il libro ha una, eh, una sezione che è le ricette della memoria, che sono le ricette che eh, mia zia e mia nonna prima mi hanno trasmesso oralmente, che non erano presenti nel loro ricettario perché talmente eh, consuete che loro non ho bisogno di scrivere nulla chi aveva bisogno di scrivere qualcosa semmai ero io e così infatti è stato eh, ho riportato quello che ricordavo quello che ricordavo di queste ricette e anche le sensazioni che spesso queste ricette mi hanno dato